visto tutti sui social e letto quantomeno sui giornali la dichiarazione di totale insoddisfazione della consulta, del gruppo di consultazione delle malattie rare. Non vi leggo l'elenco delle associazioni, è lunghissimo, ci sono malattie rare conosciute, ci sono malattie rare non conosciute. Siamo in presenza di un evento a cui l'assessore Viale non potrà dire è il solito rosso. L'ottava piaga del sistema sanitario regionale, come ogni tanto dichiaro. Questa volta sono le famiglie di pazienti. Sono famiglie di pazienti che sono state chiamate ad un tavolo di lavoro che hanno abbandonato, coordinato da Anisa, e che denunciano la assoluta inutilità di questa collaborazione. Siamo rimasti stupiti, un fulmine a ciel sereno, perché l'assessore Viale in altre occasioni aveva invece richiamato nella giornata nazionale delle malattie rare alla possibilità della collaborazione che si era instaurata tra la regione e queste organizzazioni. Devo anche dire, solitamente chi non riesce a mettersi in contatto con l'assessore Viale ci ormai il telefono e ci comunica, questa volta le associazioni non hanno nemmeno fatto sapere a noi che erano totalmente insoddisfatti. Noi pensiamo che sia invece necessario avere la coscienza e la consapevolezza che queste associazioni vivono drammi pesanti, perché da una parte la ricerca per le malattie rare stenta ad andare avanti, perché spesso una volta fatta la diagnosi di tipo medica, clinica, genetica, il paziente, il bambino di malattia rara e la sua famiglia non trova centri specifici mirati che hanno consolidato esperienza su quella malattia, e spesso la malattia non richiama a un problema di tipo sanitario, ma richiama ad una necessità di accoglienza, accompagnamento, sostegno, assistenza. A volte i ragazzini hanno bisogno di una costante presenza sulle 24 ore, cioè, siamo in presenza spesso di disabili gravi e gravissimi. E dall'altra parte abbiamo pensato che fosse altrettanto sorprendente questo aumento non annunciato del 15% dei vertici delle 6 aziende sanitarie, o meglio delle 5 aziende sanitarie che producono servizi sanitari, e Anisa è un'azienda sanitaria che non fa un'immunizzazione, non fa un esame, non fa una visita, non cura nessun paziente, ma ha già un 168 dipendenti che programmano, verificano, programmano, valutano, programmano e quindi disegnano scenari e riorganizzazioni e processi. È un po' tanti, ma sicuramente avremo avuto i nostri benefici. Allora, noi pensiamo che sarebbe utile, invece che dare, devo dire, il 15% ai vertici, ai direttori generali, che a loro volta si trascinano dietro lo stipendio degli altri direttori, con questa giunta aumentati, perché il valore amministrativo, il sanitario, abbiamo anche il socio sanitario, quindi 4 per 6, che si trascineranno sicuramente poi altri stipendi di altri dirigenti a loro collegati, e allora diciamo, ma questa cifra non è che possiamo impegnarla per sostenere la rete delle malattie, dei pazienti, della rete delle malattie rare, sarebbe un segnale, sarebbe una risposta sostanziale, non solo tanto mediatica da parte della giunta, visto che abbandonano il tavolo perché totalmente insoddisfatti, mettiamo sul fondo e ripartiamo con i colloqui. Chiudo dicendo che noi ci auspichiamo che non accada come tutti quelli che si occupano dei malati cronici, cioè che non si altare. Sarebbe francamente drammatico immaginare che di fronte alle malattie croniche, rare e non rare, la giunta pensasse di poter governare il sistema a suon di sentenze del TAR, a cui la giunta risponde facendo delibere che dicono al TAR: guardate, noi affermiamo che quello che abbiamo detto prima della sentenza è giusto e quindi rinnoviamo
quello che nelle sentenze è stato bocciato. Il secondo emendamento, invece, secondo l'ordine del giorno non è votabile perché non è lo rappresenti, e quindi mi fermo a questo ordine del giorno.